Io sono giornalista, ho scritto 20 libri e la mia ricerca è soprattutto quella della regressione nelle vite passate per trovare nel passato la causa dei problemi attuali. Però questa volta non parlerò di reincarnazione qui a questo convegno, parlerò della via del cuore. Io credo che in questo mondo così difficile, in questo momento così difficile, dove prevale la prevaricazione, la ricerca del successo, dei soldi, di valori ben poco spirituali, ci sia la necessità nelle persone più sensibili di trovare una chiave, un mezzo per cambiare il mondo. E io credo che l'unico mezzo o il più forte è la via dell'amore. In fondo, Gesù l'ha detto 2000 anni fa, ama il prossimo tuo come te stesso. Questo significa che noi dobbiamo amare noi stessi, accettarci, non usare il giudizio e andare verso l'altro per vedere nell'altro il divino che c'è in lui e in noi. In India ci si saluta dicendo Namaste e in Maya ci si saluta con una parola che forse sbaglio, che è Allakesh o qualcosa del simile, che vuol dire proprio riconosco la divinità che c'è in te che è uguale a quella che c'è in me. E questo è un approccio alla vita che può cambiare il mondo, perché se io vado con gli altri con amore e senza giudizio, io attivo anche nell'altro un atteggiamento migliore. Noi non possiamo fermare le guerre, non possiamo cambiare la politica, non possiamo far niente individualmente a livello sociale, ma se tante persone trasmettono amore, ma non amore non mentale, deve essere proprio un'energia, deve essere un'apertura di tutti i chakra, deve essere qualcosa collegato alla spiritualità. Noi veramente possiamo cambiare il mondo e possiamo riscoprire quella parte di divino che non è fuori ma è dentro di noi. Beh, siamo in un momento molto particolare. Intanto dicono che per il cambiamento dell'asse terrestre le nostre 24 ore in realtà sono 18, tutto è più veloce. Ho letto l'intervista di un famoso cantante che ha detto: è impressionante quanto stiamo correndo, il tempo non ci basta più. Io sono stata in India a Natale e ho contattato, ho canalizzato Aurobindo. E la cosa che dirò anche al convegno che mi ha stupito perché in francese mi ha detto: Dépêche toi, il n'y a plus de temps, sbrigati, non c'è più tempo. Io non credo che siamo alla fine del mondo, non credo che si riferisca al 2012, al dicembre del 2012, ma molto probabilmente ci sono dei tempi che stanno cambiando e ognuno di noi deve afferrare il suo tempo e agire. Noi siamo venuti ognuno con un compito sulla Terra, ecco, dobbiamo realizzare questo compito perché non c'è più tempo. Questo lo dicono tutti, in tutte le discipline, in tutti gli ashram, tutti i saggi che possiamo incontrare, i sensitivi. Dobbiamo sbrigarci. Siamo in un momento, stiamo rovinando la terra, stiamo facendo come umanità delle cose terribili. Dobbiamo cambiare. In questo cambiamento, in questa trasformazione, credo che ognuno di noi debba riconquistare l'essenziale. Stavo dicendo poco prima a una persona, la verità è molto semplice, la verità non è Kant. Il messaggio della verità deve toccare il cuore e l'anima. Dobbiamo riappropriarci della verità, ritornare ai valori non di una volta, ma ai valori essenziali, autentici, e provare a vivere con un po' meno di superfluo, un po' meno legati a questa ossessione del successo, dei soldi, del fare, dell'arrivare, e ritrovare, ma lo diceva Platone più di 2000 anni fa, ritrovare il contatto con noi stessi, il conoscerci e capire. Se io mi metto su un cammino spirituale, io mi rendo conto di quanto certe nostre ossessioni siano inutili o perlomeno superflue. Abbiamo troppo superfluo nella nostra vita. Dobbiamo ritrovare il contatto dell'anima, non della mente. Nel 1800, alla fine dell'Ottocento, si è passati da un secolo collegati alla psiche, al sentimento, a un secolo razionalista e tecnicista. Dobbiamo fare un passo indietro, tenerci la tecnica, usarla, ma ritrovare appunto
il cuore, la spiritualità in un modo diverso, ma sono tantissime le persone che lo stanno facendo. Da buon acquario sono una ribelle, quindi sono una che non sta nelle regole, come tutti i bambini indaco, se non le riconosce. La regola va bene per l'uomo, ma come diceva qualcuno 2000 anni fa, non siamo fatti per le regole ci devono aiutare. I bambini indaco, su cui sto scrivendo un libro, non accettano l'autorità precostituita, accettano l'autorevolezza, riconoscono la saggezza e allora la seguono. Allora in questo caso obbedienza. Allora l'educazione è avere delle regole, dei puntelli, dei punti di riferimento, crescere, acculturarsi. Per me la via della crescita passa dalla cultura, quindi dalle scuole o da una disciplina, dall'intuizione, dalla fede e dall'esperienza. E eresia, una volta qualcuno mi ha accusato di essere eretica. Eretico è colui che sceglie da solo. Allora va bene la disobbedienza, va bene essere eretici, se questo ci porta alla conoscenza e alla responsabilizzazione della nostra vita. Nel mio percorso mi sono occupata molto della vita dopo la vita. La mia prima esperienza forte è stata l'incontro con mio padre qualche anno dopo la sua morte. E lì ho capito che c'era un link tra l'aldilà e l'aldiquà. L'aldilà è qua. L'aldilà è una dimensione invisibile che se non abbiamo occhi per vedere non possiamo cogliere, ma noi siamo nella dimensione energetica. Quindi noi conviviamo con tutti i nostri cari che sono vicino a noi, che magari viaggiano, magari sono lontani perché hanno una missione e ogni tanto tornano alla velocità del pensiero. L'aldilà è un luogo della mente dove noi andremo con la nostra energia e dove staremo male se avremo fatto una brutta vita e staremo bene se avremo fatto una bella vita. E staremo molto vicini alla terra se non avremo fatto un cammino spirituale o andremo nei campi di luce, nelle dimensioni della luce, se avremo fatto un cammino spirituale, per poi tornare sulla terra, quindi è una dimensione di passaggio, il bardo, fino a che non saremo degli illuminati e potremo non tornare più. Io credo che l'amore sia la più grande energia della terra. Io sono un po' veggente. Allora, per esempio, mi è capitato di vedere una donna che adescava un uomo e gli mandava effluvi di sesso, l'ha contornato di sesso, che è un'energia forte, non necessariamente negativa, bisogna vedere come la si usa. L'amore è un'energia che noi mandiamo agli altri, molto più dolce, è un'energia che potrebbe essere rosa, verde, rossa quando c'è la passione. Ed è, può passare da tutti i chakra, perché se passa dal secondo chakra è sesso, se passa dalla mente è mentalizzata, razionalizzata, se passa dal cuore è l'energia che trasforma. Abbiamo fatto e stiamo facendo dei grandi danni alla terra. Quando sono cominciati lo tsunami e poi adesso in Giappone e poi le maree e poi i disastri, io mi sono chiesta cosa ci sta dicendo la terra. La terra sta ribellandosi a una politica ecologica completamente sbagliata. Siamo fuori dal protocollo di Kyoto, siamo senza ritorno. Io però ho fede, penso che abbia tutto un senso nella terra per noi. Una volta in una seduta con un medium, l'entità disse: noi continuiamo a mandare degli angeli sulla terra per salvarla, perché se fosse per voi questo pianeta non ci sarebbe più. E ci sono tante entità che ci aiutano a non andare a fondo. Io non mi preoccupo, so che se muoio vado in un'altra dimensione, posso rinascere anche su un altro pianeta. Certo è che dovremmo sviluppare una coscienza ecologica come hanno avuto tutti i popoli vicino alla natura. Per esempio chiedere un perdono a un animale quando lo si uccide, parlare con le piante, essere in sintonia con la natura che è madre. E dobbiamo ricominciare. Io da qualche anno abbraccio gli alberi e quando lo faccio succedono delle cose dentro di me, di energia, di centratura, vengo radicata
e noi l'abbiamo perso questo contatto con la natura. Bene, facciamo come fanno i bambini, riprendiamo a parlare con le piante, con i fiori, con il cielo, con il sole, con la natura. Il mio elisir di lunga vita è la passione. Io ho una grande passione per quasi tutto quello che faccio. Io non ho mai lavorato, io ho sempre fatto qualcosa che mi permetteva di crescere, di conoscere, di entrare a contatto con delle persone spesso splendide. E per esempio io sono stanchissima quando non lavoro, anche su una spiaggia mi metto a fare meditazione o a pensare, non posso non fare niente, devo agire o sul piano del fare o sul piano del fare a livello di altre dimensioni. Questo è il mio elisir. E un giorno ero a Konya, che è la patria di Rumi, il fondatore della confraternita dei dervisci rotanti, ed ero in albergo e stavo facendo meditazione davanti a uno specchio, e invece di vedere me c'era un signore pelato con una lunga barba sottile bianca che rideva. Credo che fosse Rumi. È stato molto divertente perché lo specchio è il diaframma con gli altri mondi. Lo specchio si usa in magia, si usa nell'esoterismo, può essere anche molto pericoloso, però lo specchio ci restituisce anche l'astrale, l'aldilà. Quindi alle volte allo specchio si vedono l'entità, il guardiano della soglia. Da bambini dicevano che si vedeva il demonio, si vede la nostra vanità, ma si vedono anche altre dimensioni.